Olè. Eccoci tornati, signori. Eccoci tornati con il post partita di questo pomeriggio, o meglio, di questo primo pomeriggio, perché ancora c'è una partita alle 18, ma quello non è importante. Ciao, ragazzi, e ben ritrovati al vostro Simon Interista. Allora, ragazzi, allora. Sampdoria Roma, ho visto questa tutta, l'ho vista, le altre non le ho viste, però ho visto i gol. Allora, iniziando da Sampdoria Roma, io ho pensato, ho detto, boh, mi guardo questa, perché immaginavo fosse la partita più divertente. Madonna, regà, una noia che veramente mi è venuta voglia di veramente prendere e mettermi in pigiama e andare a dormire, perché veramente, cioè, mi ha fatto venire la cicogna dopo 3 minuti che la partita era iniziata. Veramente. Partita brutta secondo me dal profilo dello spettacolo, veramente brutta, brutta, brutta. E alla fine il risultato di 0-0, anche se diciamo che mancano forse 10 secondi alla fine, ma il risultato di 0-0 secondo me è quello più giusto perché si sono viste due squadre appena finite intanto, si sono viste due squadre alla pari, non in quanto a giocatori, perché ovviamente a Roma è molto più forte, però in quanto a gioco oggi veramente hanno fatto gara a chi faceva più schifo, perché magari nel finale la gara si è accesa un pochettino, perché nel finale qualche occasione di più c'è stata per entrambe le squadre, qualche scatto in più c'è stato, insomma, si è giocato di più negli ultimi minuti, però nel computo totale della partita assolutamente male, 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 raga. Male, 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 perché è stata proprio una brutta partita. Brutta, brutta. Non mi è piaciuta. Mi sono annoiato, ho detto proprio sinceramente. Tra i migliori in campo, sicuramente io direi Mancini, che ha fatto una partita assurda. E Kluivert si è fatta espelle, ma ormai, ormai è un'abitudine. Pare un centrocampista più che un attaccante, che si fa espelle ogni 2x3. E poi, insomma, Smalling anche ha fatto una buona partita, quasi segnato il gol dell'1-0, però poi è stato annullato per fallo in attacco. Ha quasi segnato Bonazzoli, ragazzi, sul finale ha quasi segnato Bonazzoli, perché per poco non beffa la Roma all'ultimo minuto. E insomma, Bonazzoli quando è entrato mi è piaciuto. Per il resto, insomma, non è che gli altri abbiano fatto chissà che, partita normalissima, senza nulla, forse un pochino Pastore ha fatto qualcosa di buono, ma ripeto, partita noiosa, pare che non ci avesse la voglia di giocare nessuna delle due squadre, quindi, boh, è andata avanti così. Per quanto riguarda invece, ragazzi, le altre due partite, abbiamo avuto Udinese-Torino, che clamorosamente, a mio parere, finisce 1-0 per l'Udinese, perché il Torino, insomma, pareva essersi ripreso un po'. Dopo le brutte sconfitte con il pareggio col Napoli, invece il Torino continua a faticare, ragazzi, continua a faticare non poco. E oggi prende un'altra batosta, raga, perché arriva un'altra sconfitta ed è la quarta stagionale, insomma, su 9 partite, non è che sia, su 8, scusate, su 8 partite non è che sia proprio la cosa migliore che poteva capitare, 4 sconfitte. Insomma, non è che siano proprio, cioè sono la metà delle partite perse. Insomma, è brutta, è brutta, eh. L'Udinese invece continua nella sua altalenanza, diciamo così, non so se è un termine che neanche esiste, però l'Udinese continua a fare vittoria, sconfitta, vittoria, pareggio, sconfitta, vittoria, insomma, non si sa, una giornata pareggia, un'altra perde, un'altra pareggia, un'altra perde. Non si sa che sta a fare l'Udinese, insomma. Continua a fare o prestazioni indegne oppure buone prestazioni, però non riesco a inquadrarla sinceramente. Il gol lo segna Okaka, ragazzi, che è arrivato su un cross, un colpo di testa che praticamente era già entrato in porta, però Okaka l'ha toccata di nuovo, quindi diciamo che alla fine il gol è suo. E per il resto, insomma, vedendo anche le statistiche, cioè, tu vedi Udinese che fa 18 tiri in porta e 4 nello specchio, il Torino ne fa 11 e 3 nello specchio,
Insomma, qualche domanda te la fai? Insomma, dal Torino ti aspetti un po' di più, sinceramente. E poi, ragazzi, c'è stata l'altra partita, che è stata invece Cagliari-Spal, che invece finisce 2-0 per il Cagliari. E, sinceramente, comincio a dubitare della Spal, perché adesso non dico che è entrata in crisi, però una vittoria nelle ultime 5 partite è un po' pochino, ragazzi, è un po' pochino. E inoltre le altre partite sono state tutte sconfitte, neanche un pareggio. Quindi, insomma, e non è che abbia giocato contro squadroni, a parte la Juve, ha giocato contro Sassuolo, Lecce, Parma e Cagliari. Che ok, non dico che le devi vince tutte, però, insomma, tutte perse, alcune anche male, perché, per esempio, Spal Lecce è finita 3-1 per il Lecce in casa. Insomma, non è stata proprio una bellissima. Insomma, non è che faccia proprio questi ruolini di marcia esagerati la Spal, anzi. Il Cagliari invece, zitto zitto, continua a convincere, perché tralasciando il gol di Nainggolan, che è una perla clamorosa, regà, veramente è stato un gol pazzesco. Nainggolan, che ovviamente noi l'abbiamo regalato al Cagliari, ma ormai non so, sono abituato a queste cose. Nainggolan, che ha fatto un gol di controbalzo, l'ha messa. Cioè, quando uno dice all'incrocio, no, magari dice anche vicino all'incrocio, no, no, lui l'ha messa proprio lì all'incrocio, cioè proprio ha sfiorato l'angolino, cioè proprio l'ha messa lì all'incrocio, né incendato né lontano, proprio preciso l'ha presa, preciso, pazzesco, raga, pazzesco. E poi è arrivato il gol di Faragò, che ha chiuso definitivamente la partita. Faragò, che tra l'altro non segnava da un sacco di tempo con il Cagliari, non mi ricordo quando è l'ultima volta, sinceramente, ma no, è da un po' che non segnava con il Cagliari. Quindi Cagliari, che comunque sta messo, credo, anche abbastanza bene in classifica, anzi è in zona Europa League, ragazzi, è quinto in classifica il Cagliari. 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, che non è assolutamente male per una squadra del genere. Perché il Cagliari ha super. Considerate che il Cagliari sta sopra la Roma, che oggi ha pareggiato e va bene, però sta sopra la Roma. Sta a meno 2 dal Napoli, che è la prima posizione utile per la Champions League. Cioè, comunque il Cagliari sta andando bene, non sottovalutate il Cagliari, perché è una bella squadra. Insomma, ragazzi, è stato un pomeriggio un po' povero per me, perché ho visto Sampdoria a Roma. Le altre purtroppo non le ho viste, quindi non vi so dire se sono state belle partite o no. Però, adesso vedremo di rifarci con la partita delle 18, che è Parma-Genoa, e poi chiuderemo con Milan-Lecce. Quindi vedremo quello che succede. Ragazzi, come al solito, nei commenti scrivetemi quello che ne pensate di queste tre partite. Però ricordate anche di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace, Instagram, come al solito, lo trovate in descrizione. E noi ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao, ragazzi!